In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso, come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Ci dice il Signore: vegliate e pregate per prepararvi a comparire davanti al tribunale del Figlio dell'uomo. Vigilanza e preghiera, vigilanza sulla nostra condotta e preghiera assidua in attesa di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Compariremo un po' tutti davanti al Figlio dell'uomo nel giorno del giudizio universale, ma compariremo davanti al giudizio di Dio al termine del nostro pellegrinaggio terreno, quando termina l'anno del nostro cammino qui sulla terra. Come nell'anno liturgico c'è un giorno d'inizio e un giorno di fine, così nell'anno della nostra vita c'è un inizio e c'è una fine. Con questo che la nostra vita deve essere una continua liturgia. La liturgia del Natale, dopo quella dell'Avvento, la liturgia della Quaresima e quella di Pasqua e quella di Pentecoste nella pienezza dei tempi e poi la fine, la comparsa davanti al Figlio di Dio, la raccolta dei frutti che si fa appunto verso la fine dell'anno. E questo senso liturgico che dobbiamo dare alla nostra vita, celebrando i misteri del Signore, che sono anche i nostri misteri. È Dio che ci prepara all'incontro con Cristo. È con Maria che ci prepariamo ad incontrare il Signore a Natale. Nel Natale celebriamo la nascita di Cristo dentro di noi. Tante volte è nato nel battesimo, ma la celebrazione liturgica deve rinnovare la grazia del mistero della nascita di Cristo in noi. Una nuova vita è nata in noi, che deve essere condotta avanti. È il Cristo che è nato in noi e deve manifestarsi nell'Epifania, deve manifestarsi nelle nostre opere buone. Deve a tutti essere manifesto che questo Cristo vive in noi. E poi la penitenza della Quaresima, perché il vecchio uomo che cerca di sedurci, di rinverdire in noi, si è mortificato e il nuovo uomo creato in Cristo Gesù possa solidificarsi con l'esercizio delle virtù cristiane. E poi la Pasqua del Signore, la Pasqua che celebra la risurrezione di Cristo. Cristo è risorto in noi. Quando il vecchio uomo è morto in Lui, il nuovo uomo risorge in noi e noi vediamo la sua gloria. Noi portiamo il Cristo risorto, lo portiamo glorificando Dio. E nella Pentecoste questo Spirito divino, lo Spirito del risorto, penetra in noi e ci lancia nel mondo, perché noi possiamo evangelizzare gli altri, manifestare agli altri che Gesù è la salvezza, che è risorto. Ecco, c'è tutto quanto un momento nell'anno liturgico in cui noi riviviamo i misteri di Cristo, riviviamo la nostra vita in Cristo, e viene anche il momento in cui compariremo davanti al tribunale di Cristo.
ma non dobbiamo temere, perché compariamo davanti al tribunale di Cristo, perché Cristo ci vuole associare a sé e presentarci al tribunale del Padre, perché Cristo Signore è sì un giudice giusto, ma è anche l'avvocato nostro. Egli sa che noi siamo fragili, dice Giovanni nella sua lettera prima, capitolo secondo: se la nostra coscienza ci accusa di peccato, abbiamo Gesù Cristo giusto che intercede per noi ed offre se stesso per noi al Padre. Abbiamo uno che ci giustifica ed è Cristo Signore. Questo non ci autorizza a fare i peccati, perché saremo giudicati da Lui il Signore, saremo giudicati soprattutto nella carità. Però Gesù applica a noi, se noi abbiamo fede in Lui, se in Lui mediante lo Spirito ci pentiamo dei nostri peccati, applica a noi la nostra sua giustizia e ci presenta al Padre, avvocato nostro, perché il Padre ci accolga nella sua gloria. Fratelli e sorelle, questo giorno deve essere un misto di penetrazione in noi per rivedere le nostre posizioni davanti a Dio, davanti al Figlio dell'uomo, e deve essere un misto di gioia, perché ci presentiamo davanti a colui che è la nostra vita, un misto di speranza, perché noi saremo ammessi alla gloria del cielo in virtù dei meriti di Cristo. Preghiamo il Signore in questo momento perché la sua luce penetri nei nostri cuori e col dolore dei peccati nasca in noi la speranza della vita nuova, della vita che ci attende. Già questa vita nuova in germe è dentro di noi e si deve sviluppare, già la vita del risorto pulsa in noi e si manifesta attraverso le opere buone, ma la pienezza della vita noi l'attendiamo. Ecco la prima lettura del giorno. Proprio nell'Apocalisse Giovanni ci porta in cielo e ci fa vedere il fiume di acqua viva che irroda tutto il paradiso, l'acqua viva che sgorga dal petto dell'agnello. Ci porta nella Gerusalemme celeste, dove ci dice che tutto è luce, tutto è pace, dove ci dice che è cessato il tormento, la morte è vinta e i beati attorno all'agnello cantano l'inno della vittoria. Però è detto che l'angelo grida: fuori gli empi, fuori gli adulteri, fuori coloro che operano il male, perché non sono ammessi al banchetto dell'agnello. È un ammonimento per noi. Noi vogliamo stare come nel giudizio del Figlio dell'uomo qui sulla terra, dalla parte destra, dalla parte delle pecore, non dalla parte dei capri, così in cielo vogliamo noi entrare nel possesso del regno e non vogliamo seguire gli empi, gli adulteri, quelli che fanno il male, che esclusi piomberanno all'inferno. Sono verità basilari della nostra fede che noi non ricordiamo spesso, ma che dobbiamo tante volte ricordare, soprattutto in questo ultimo giorno dell'anno liturgico. Dice lo Spirito Santo: pensa ai tuoi novissimi e non peccherai mai. Pensa ai tuoi novissimi e non peccherai mai. E i novissimi sono morte, giudizio, inferno, paradiso. La morte ci coglierà, non ci possiamo fare illusioni. Sarà oggi, domani, un mese, sarà fra 20 anni, 100 anni, ma la morte verrà. Di questa verità non possiamo mai dubitare, non tanto perché ce l'ha detto il Signore, quanto perché è una realtà che viviamo ogni giorno. Non si salva nessuno, tutti moriamo. Necessario è morire in Cristo, scendere nella morte di Cristo,
perché nella morte di Cristo c'è la salvezza. E poi il giudizio, proprio sul letto di morte avviene il primo incontro con Cristo Signore. Nella luce di Cristo Signore noi vediamo i nostri peccati, sappiamo qual è la nostra sorte, perché non c'è più tempo, non c'è più tempo. Il tempo è finito. Fratelli e sorelle, quanto è prezioso il tempo, è prezioso quanto è prezioso Dio, perché col tempo noi possiamo guadagnare Dio, possiamo perdere Dio. La perdita di tempo, di questo elemento preziosissimo che ci viene dato, che non fu dato agli angeli dopo che peccarono, non fu dato all'uomo se non dopo la promessa, e viene dato a noi perché noi facciamo penitenza, perché abbiamo modo di estinguere i nostri peccati. Sfruttiamo bene il tempo, sfruttiamo bene il tempo, un dono prezioso che il Signore ci dà. Un minuto è prezioso, perché in quel minuto possiamo decidere della nostra sorte. Domandiamo al Signore di comprendere il valore del tempo, perché verrà un momento in cui non ci sarà più tempo, ci sarà l'eternità, e nell'eternità non possiamo noi più meritare. Si merita nel tempo, non nell'eternità. Con la morte tutto è fatto. Chi ha avuto, ha avuto, in bene o in male. Ecco, sfruttiamo il tempo della libertà, che è questo tempo. Sfruttiamo bene questa perla preziosa, che è la libertà, e orientiamoci sempre per Dio. Innestiamo sempre continuamente in noi l'opzione fondamentale di Cristo, che è di fare la volontà del Padre. Verifichiamo giorno per giorno se la nostra opzione fondamentale è in linea, perché dobbiamo camminare giorno per giorno nella volontà di Dio. Dobbiamo cibarci come Cristo giorno per giorno della volontà del Padre. Ed è allora che noi possiamo affrontare l'ultimo giorno, quando in quella volontà del Padre in cui abbiamo camminato saremo stabilizzati in eterno, nella gloria, nella luce, nella felicità. O Signore, facci comprendere questa mattina questo mistero che interessa noi tutti, interessa ciascuno di noi, perché si gioca la nostra sorte eterna. E dacci la grazia, o Signore, di usufruire di questo tempo di grazia, di misericordia che tu ci concedi, per distruggere il corpo del peccato che in noi, mediante opere buone, e per costruire già da questa terra la gloria futura, con l'esercizio delle virtù cristiane, con le opere di misericordia, con l'apostolato e l'evangelizzazione, ossia con il bene che il buon Dio ci darà modo di fare. O Signore Gesù, giudice giusto, ma giudice misericordioso, noi ci affidiamo a te. Manda il tuo spirito dentro di noi perché distrugga il nostro peccato. Manda il tuo spirito dentro di noi perché diriga le nostre menti e i nostri cuori nella via del bene. Manda il tuo spirito dentro di noi perché ci prepari alla tua venuta. O Gesù, figlio di Dio, quando sarà giunto il momento di passare da questa dimensione all'altra, accoglici nel tuo grembo, accoglici fra le tue braccia e consegnaci al Padre tuo. Lode e gloria a te, o Cristo Signore. Non fate giocare i bambini, qualcuno che li sorveglia.
laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Ecco le parole di Dio in Gioele. È l'invito del Signore a lacerarci il cuore, a ritornare a Lui, nella sicurezza che Lui perdona, è misericordioso, benigno e ricco di benevolenza. C'è un altro testo agli Efesini, 5, 15, 20. Vigilate dunque attentamente nella vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, approfittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio, e non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello Spirito Santo, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, qui c'è il programma di vita che il Signore ci suggerisce al termine di questo insegnamento. Tutto si riduce a quello che ci ha dato il Signore: avere la contrizione del cuore, lacerare il cuore, affidarsi alle misericordie di Dio e cambiare vita, allontanandoci dal male, comportandoci bene come figli della luce e camminare cantando salmi, inni, cantici spirituali, ossia infoltendo la nostra vita e il nostro cammino di preghiera, di lode, di gioia, perché andiamo verso le nozze eterne. Non andiamo a un funerale morendo, ma andiamo incontro allo sposo che viene. Alleluia. Crede che sia il banchetto, vediamo. 25? E così, è il banchetto. Si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Grazie Signore anche di questo testo. Tu ci dici che la condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire in tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. Ci sarà un banchetto di grossi vivande, un banchetto di vini eccellenti. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia, e poi dice: voi direte in quel giorno: ecco il vostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci ed esultiamo. Come dice Pietro, dobbiamo rendere conto agli altri della ragione della nostra speranza. Perché vivete così? Ci domandano gli altri, dice Pietro. Ebbene, rendete conto agli altri della ragione della vostra speranza. E la ragione della nostra speranza è Cristo, Signore. In Lui noi abbiamo sperato. Lui è Dio in cui abbiamo sperato, e lo incontreremo nell'ultimo giorno, smagliante di gloria, pronto a ricolmarci della sua gioia e della sua pace. Alleluia.
Grazie Signore Gesù. Adesso diamo luogo brevemente a una testimonianza e poi inizieremo con la preghiera dei fedeli, presentando al Signore, essendo questa anche una messa di guarigione, tutti i nostri ammalati, tutti i nostri disagiati che si raccomandano a noi e alla preghiera di questa comunità terapeutica. Ringraziamo il Signore per questo.